Ciao ragazzi, oggi finalmente c'è bel tempo e andiamo a fare un giro in bici. Ci andiamo però muniti di strumentazione digitale. Nel video di oggi impariamo a usare un'applicazione che si chiama Wikiloc. Wikiloc è un'applicazione in parte gratuita e in parte a pagamento. Io in questo caso ho fatto l'acquisto, quindi la mia applicazione è in piena funzionalità, quindi ha tutte le funzionalità. L'abbonamento costa 9,90 all'anno, almeno a me sembra di averlo pagato così il giugno scorso, il maggio scorso, ora non ricordo. E in pratica questa applicazione serve per goderti al meglio il tuo tempo libero quando fai un po' di sport, quando cammini, quando vai in bici, quando fai diverse attività. In pratica questa Wikiloc, andiamo ad aprirla, io l'ho già installata nel mio smartphone, sono già registrato ovviamente perché ho pagato. Allora, vado a cercare Wikiloc, giù in fondo, eccola qua. Questa applicazione ti permette di vedere se ci sono attività da fare nella zona in cui ti trovi. Quindi, se sei a piedi, se ci sono passeggiate, camminate con bastoni, senza bastoni, se puoi avere dei percorsi, delle idee, dei suggerimenti per un percorso di corsa o per un giro in bici, bici elettrica e quant'altro. Quindi, di solito la uso quando vado in qualche luogo di villeggiatura o comunque in qualche posto che non conosco e ho voglia di fare qualcosa. Nei luoghi di villeggiatura, in genere, i percorsi più famosi, i luoghi più belli da visitare sono già mappati da questa applicazione. Oggi però facciamo un'altra cosa. Questa app ti permette anche di registrare percorsi per due motivi. Uno, per te, esco in bici, voglio sapere quanti chilometri faccio, quanta salita ho fatto, quanto ci ho messo, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che monitora la tua attività sportiva. Ma l'altro motivo è per poterlo condividere questo percorso. Quindi tutti i percorsi che trovi qui su questa applicazione con i filtri, eccetera, che poi in un altro video vedremo come funzionano, come si utilizzano, quale dritta ti posso dare magari per utilizzarli al meglio. Sono stati registrati da persone come te che hanno usato Wikiloc e hanno deciso di condividere la loro esperienza della giornata o dei più giorni, perché a volte ci sono anche percorsi di più giorni, in modo che tu possa percorrere le loro strade. E quindi questo è un grande vantaggio. Oggi voglio registrare un percorso in Wikiloc, in bicicletta, qua nelle mie zone, perché ho voglia di fare un giro e sono curioso di vedere quanto è lungo e voglio anche registrarlo e, perché no, magari, se viene bene, condividerlo con altre persone. Allora, cosa importante in questo caso, visto che lo voglio registrare con l'intento di condividerlo con altre persone, è farlo bene. Quindi, prima di tutto, si va sul luogo di partenza. Se io devo registrare un percorso in bici, vado in un luogo dove c'è il parcheggio. Non parto da casa mia, perché altrimenti le persone poi vengono davanti a casa mia per iniziare il mio percorso. Quindi vado in un luogo dove c'è un parcheggio comodo. In questo modo una persona arriva, mette giù l'auto e poi fa quello che deve fare, cammina, va in bici, eccetera. In questo caso oggi vado in bici e quindi mi reco nel parcheggio, quello più utilizzato in questa zona. Siamo nel Parco del Mincio, quindi ci sono un sacco di ciclabili, siamo sulla ciclabile Mantova Peschiera, quindi insomma i percorsi ci sono. Andiamo lì e poi iniziamo a registrare il percorso. Quindi l'applicazione è già qui, è già pronta, io l'ho semplicemente aperta, ma lei è già pronta. Dovrò andare a premere qui centralmente Registra percorso, ma lo facciamo insieme tra qualche minuto.
Ok, ci siamo. Siamo al parcheggio. Tutto quello che devo fare adesso è premere registro, il pulsante qui centrale. Quindi premo su registro. Lui trova la mia posizione. Devo scegliere che cosa faccio. Non è escursionismo, ma è bicicletta. Vediamo un po'. Adesso sono senza occhiali, quindi è ingrandito. Bicicletta da strada, cicloturismo, bici gravel. Potrebbe esserci anche bicicletta elettrica. Adesso non la vedo. Cicloturismo. Vabbè, vado a mettere bici gravel comunque, quindi una bicicletta che può fare un po' tutti i percorsi. Quindi bici gravel, ok? E inizio a registrare. Fatto. Quindi adesso stiamo registrando il percorso. Questa è la mia mappa. Possiamo andare. Devo dire che durante il percorso potremo fare delle foto. Per dare indicazioni, perché magari una persona vuole guardare se questo percorso può piacergli, quindi guarda le foto, per cui ogni tanto ci fermeremo a scattare qualche foto. Bene, dai, andiamo. Il telefono lo posso mettere in tasca perché non mi serve per navigare, la strada lo so già, e quindi lo metto in tasca e andiamo. Ci vediamo al prossimo punto in cui andiamo a fermarci. Wow, mi ero dimenticato quanto si viaggia velocemente con queste bici. Allora, siamo arrivati al primo punto di deviazione, diciamo, quindi facciamo una foto. Quindi scelgo applicazione foto, scatto la foto per far vedere l'indicazione, volta Mantovana, eccoci, e poi la confermo, questa foto va bene, e dico che è un waypoint, quindi un punto in cui si fa una deviazione, perfetto. Fatto, siamo tornati sull'applicazione, faccio due passi a piedi, vi faccio un paio di foto al Mincio per farvi vedere il fiume Mincio in questi giorni di super pioggia e di super acqua che gira, quanto è in piena. Scattiamo una foto, scattiamo anche dall'altra parte. Confermiamo la foto, questa è un'immagine di un fiume, fatto, e facciamo un'altra foto del fiume, quindi mi posiziono qui, di nuovo, foto del fiume, vai, e anche qui dico fiume, fatto, quindi a questo punto posso tornare alla bici e proseguire. Ed eccoci qua al punto di partenza, ragazzi. Siamo arrivati e abbiamo fatto il nostro giro. Torniamo su Wikiloc, che nel frattempo è rimasto aperto. Eccolo qua, vediamo se arriva.
La registrazione del percorso è stata interrotta improvvisamente e il tuo dispositivo potrebbe non consentire l'esecuzione dell'app in background. Va bene, annulla. Quindi la registrazione è in pausa, ma ti stai muovendo, quindi ragazzi non è venuto bene, dovevo tenere magari il telefono più a portata di mano. Va bene, allora dico riprendi, vediamo che cosa dice, e adesso termino. Quindi termina, e peccato, qui adesso ci sono i nomi e tutto quanto, vabbè, salvo il percorso, non lo condivido, salva come bozza, privacy c'è, pubblico, no, pubblico no, solo io privato, confermo, perché prima voglio vedere come è venuto. Salva il percorso, percorso salvato, beh dai, manca solo un pezzetto, manca il pezzettino qui, quando siamo stati lì sulla discesa eccetera mi ha perso e dopo manca l'ultimo tratto, quindi abbiamo visto che a volte non è semplice fare tutto. Allora lui dice che probabilmente il mio telefono è andato in pausa e quindi non ha registrato tutto il percorso, bisogna che ci riproviamo ragazzi. Allora abbiamo fatto 14,6 km, lui ha chiuso con una linea dritta alla fine, quindi comunque quello è, e 167 metri di dislivello per 1 ora e 17 minuti. Bello, abbiamo messo le foto, guarda che belle foto che abbiamo fatto, c'è tutto. L'ultima foto è stata quella lì, sì, va bene, ha ragione, va bene dai, intanto lo teniamo così, lo teniamo privato e in un'altra occasione cercheremo di registrare nuovamente un percorso. Intanto devo anche personalizzare la mia immagine perché la faccina così non è bella, e magari cambiare anche il nome in Asmaggiolina, vediamo cosa fare, e lo faremo con comodo a casa seduti sul divano. Bene, un mi piace al video se ti è piaciuto, iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto e abbonati se ti va al canale Associazione Culturale Maggiolina per vedere anche i video della serie speciale riservata agli abbonati. Ci vediamo presto, ciao!